Ciao e ben ritornati a tutti e a tutte sul canale. Innanzitutto, benvenuti a tutti quanti, a tutti quelli che hanno deciso di seguirmi. Stiamo crescendo pian piano e molto spesso io non è che guardo, però di tanto in tanto vedo i commenti che scrivono le persone nuove iscritte. Mi fa piacere questa cosa perché comunque mi piace avere un legame con voi che mi state guardando. Questo è un video che volevo fare da un po' di tempo perché l'ultima volta che l'ho fatto risale ormai il video all'anno scorso. E se non sbaglio l'avevo fatto a settembre. I prodotti erano pochi, è un tag che era stato creato da Ornitorella che di tanto in tanto ritorna e mi auguro che sia un po' più presente perché lei mi piace tantissimo, la seguivo tanto quando facevo i video quasi ogni giorno, ancora un anno fa più o meno, e mi è dispiaciuto tantissimo quando col fatto del nuovo lavoro non ha più fatto video perché era una di quelle poche persone che, anche se aveva tante iscritte, la vedevo sempre genuina ed è per quello che mi è un po' dispiaciuto quando non ha più fatto video. Il video in questione che lei aveva inventato e che ha fatto un successone è stato il video tag con il buco, ovvero tutti i prodotti che noi utilizziamo e che hanno il buco. Ne avevo parecchi l'anno scorso, quest'anno ne ho forse anche molti di più. Molti li ho anche finiti, cioè tutti gli ombretti, tutte le ciprie, le terre no, perché non le uso neanche in illuminanti. Ma soprattutto di ombretti ne ho tantissimi. Mi dispiace non recuperare più un blush che non so dove sia andato a finire. Era della Essence, che aveva un buco, era in crema, ma non so più, non lo trovo. Anche se sistemo camera, non lo riesco più a trovare. Inizio subito con una palettina che vi avevo già mostrato, e probabilmente questa palettina aveva altri ombretti con il buco. Questo quad che risale ancora alla Lavish Oriental della Kiko, quindi parliamo del 2012, stagione autunnale edizione limitata di settembre. Guardate ragazze, la palette è finita praticamente. Ho solo un buco sull'ombretto marrone scuro che non sto utilizzando tantissimo in questo periodo perché mi sto concentrando sulle palette nuove che ho, ma che sicuramente sarà un prodotto che l'anno prossimo devo finire assolutamente. Altra palette che ha fatto storia, e ormai la conoscete perché ve l'ho anche recensita, è la Absolute Matte, si chiama 010 Eyes Wide Matte della Catrice. Ho utilizzato praticamente quasi tutti gli ombretti, avevo fatto tantissimi buchi, avevo bucato il bianco che ho finito, il primo che ho finito è stato il bianco, il panna, diciamolo così, beige opaco che ho finito per primo, come vi dissi, e l'ultimo che ho finito era un nocciola chiaro. Adesso ho il buco e si vede chiaramente sul nocciola più scuro. Lasciate stare quest'unghia che mi sia tutta rotta. Come vedete, ho forato, bucato e sto utilizzando giornalmente questa palette, soprattutto perché su questi ombretti vorrei darci una bella botta e terminarli il prima possibile. Non amo particolarmente questa palette perché la trovo molto polverosa. Gli ombretti chiari scrivevano poco, quelli scuri scrivono abbastanza. Però non ha senso comprarla, non è una palette che mi abbia dato un giudizio, mi abbia detto wow, fantastica, la ricompro. La lascerò perdere e cercherò di terminarla. Una cipria che vi mostro, l'unica che ho compatta in questo periodo che sto utilizzando e che ho bucato, si vede, è in fase finale, la sto terminando, ce l'ho solo sugli angoli, anzi più che angoli sui bordi perché il cerchio non ha angoli, ed è della Paola P. Questa l'avevo presa al Cosmoprof e ragazze, non mi piace proprio, è una delle cipre più brutte che ho utilizzato in questo periodo. Non per il pack, perché almeno il pack è molto carino con questo effetto damascato. La cipria è la Compact Powder HD. Era una delle ultime uscite del Cosmoprof di quest'anno, del 2015. Non mi piace per il semplice fatto che sbianca tantissimo e secondo me non opacizza tanto. Non rimane a lungo e in più mi fa sembrare la pelle più vecchia. Mi dà l'impressione di avere tanti più problemi, tante più rogne, tanti più buboni, tante più scagliette di pelle secca, non so, non mi ha ispirato e trovo che ci siano delle cipie nel mercato
molto più conveniente di questa, perché questa veniva dagli 11 ai 14 euro, mi sembra 14 euro, ma sinceramente non andrei mai e poi male ad acquistarla. Mi sono sempre dimenticata di inserirla all'interno dei video promossi e bocciati. Questo è un bocciato categorico, non so se mi arriverà per questo mese. Insomma, cercherò di farla arrivare in modo tale da finirla a dicembre, anche se vorrei già terminarla e non vederla più da questo mese. Vediamo come mi girano, però se la trovate, la volete comprare nel sito internet, andate in qualche fiera della cosmetica, questa compact powder della Paola P, non prendetela per niente, non mi è proprio piaciuta. Della serie palette ne abbiamo col buco e come, assolutamente sì. Vi faccio vedere l'ultima che ho recensito della I Heart Makeup, la I Heart Chocolate. Non vi parlo di quello che mi si è sfracellato il suolo, che è questo, perché non avrebbe senso, non barerei, no, non è giusto. Però vi voglio mostrare come sono riuscita a forare e a bucare in panna. Cioè, dai, si vede un po' che ho toccato e la cialda argento in alluminio si intravede. È una palette che costa 8,90 euro, l'ho presa al Cosmoprof nello stand della BB Cream Italia che le rivendeva. Le trovate anche da BB Cream Italia, da Macchillalia, dal sito inglese della Makeup Revolution, che vi regala anche le cose se fate un minimo di ordine. Ma sono palette fatte molto 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 bene, soprattutto le ultime, perché quelle tipo Naked 1, 2, 3, che ne ho una e forse una ve la mostrerò anche perché è l'unica che ho, ed ho anche forato un ombretto, non mi sono piaciute. Invece questa assolutamente sì, e se mi capiterà l'occasione vorrei anche tanto provare quella tutta opaca e poi le simil Lorac, Lorac Pro. Quelle mi ispirano anche solo per i colori, non vedo l'ora di trovarle da qualche parte. Andiamo un po' a parlare di Essence, un quad. Questo ve l'avevo già mostrato, penso, anche l'anno scorso. Avevo praticamente forato e mi si è rotta per adesso la confezione. Qui la chiusura. Vediamo se si chiude. No, non si chiude più. Packaging schifosi di Essence. Qui, come vedete, ho forato ben due ombretti, sempre su nude, perché alla fine il marrone scuro e opaco lo uso per andare a lavoro, quindi è un trucco da tutti i giorni, nella parte finale dell'occhio, e invece il colore più chiaro nella parte iniziale, se non anche centrale dell'occhio. Dipende che cosa voglio far vedere, se voglio far vedere questo colore che è molto easy, non è nulla di che, oppure se voglio puntare su qualcosa di più luminoso, e questo lo metto solo nel condotto lacrimale. Si chiama 05 To Die For, la palettina. Non vi mostro i prodotti da vicino perché non ha senso, insomma ve li ho già mostrati anche in tanti video passati. Poi comunque è una palettina che non si trova neanche più, è andata fuori produzione. Non vedo l'ora di terminarne, anche perché è una palette che ho utilizzato tantissimo, soprattutto il mese scorso, ed è soprattutto il mese scorso che ho forato ancora di più. E sia l'ombretto marrone, invece, che ho forato finalmente l'ombretto quello chiaro, e perciò ci diamo una mossa anche su quello. Altre palette che sono uscite da poco fuori dalla produzione che io vi ho recensito, questa dovrebbe essere la Nude, infatti la 01, la All About Nude, e vi mostro come sono riuscita ad arrivare a toccare la cialda di tre ombretti: il rosa opaco, quello centrale nella prima fila, questo che è un bel color top lucido, molto particolare, mi piace molto, e ho forato anche questo rosa molto lucido perlato e presumo che si veda. Tra tutti e tre il colore che mi piace di più è il top rosato, poi il rosa lucido non colora tantissimo e il rosa opaco è discreto, no? Nulla di che, però comunque se ho un trucco completamente opaco e voglio puntare sul rosa vado su questa palette. Non vi consiglierei di andare a prendere le palette da 8, perché questa era una di quelle palette che non mi è piaciuta tantissimo e comunque non andrei a puntare molto sugli ombretti Essence ultimamente. E invece questa è la All About Chocolate, una delle ultime che avevo preso, è la numero 05, e in questo caso ho forato i primi due colori più chiari. Questo che utilizzavo ogni santissimo giorno, che è lì lì per terminare e vorrei terminare, ma siccome sto utilizzando una palette della Too Faced, la Naturalize, adesso ho lasciato un attimo perdere questo, che proprio è rimasto su alcuni
angoli, ma lo posso quasi definire finito, ma sapete che finché proprio non c'è più polvere, io non lo considero finito. E qua si vede invece un po' la cialda. Questo è un lucidino bianco, ce ne sono di tanti tipi e non sto neanche a soffermarmi perché non è che sia un colore tanto particolare. Però pian piano, soprattutto sui colori chiari, ne vedete altri, io vado a fare dei buchi se non dei crateri. Una palette che vi ho recensito parecchio tempo fa, la Technique Electric, che si trova da Douglas, presumo anzi, e che io l'avevo ricevuta come regalo di Natale dell'anno scorso da una mia amica, mia omonima. È una palette da 12 ombretti, tutti dai colori super sparaflesciati. E vi devo dire che non è una palette che tengo sempre sotto mano, anche perché ultimamente non mi sono data alla pazza gioia sui colori e sui trucchi un po' più vivaci e visibili. Però posso dire di aver utilizzato il giallo oro iniziale e il rosa oro, chiamiamole così, che quelli hanno due bei buchi, il buchino sul giallo oro e un bucone sul rosa. Sommato, posso dire di averla bucata. Diciamo che la mia aspirazione sarebbe quella di forare anche questi due, cioè un marroncino abbronzato e un marroncino ramato. Però insomma, se me la mettessi sotto mano, sicuramente potrei bucare qualcos'altro, ma se rimane nel dimenticatoio, assolutamente nine. Eccola qua l'altra palette della Makeup Revolution, è la seconda, anzi la prima che avevo preso e poi dopo ho pensato un attimo cosa prendere e cosa non prendere. Che cosa ho forato? Alla fine ho forato, tada, il colore più chiaro. Poi cosa sarebbe Venus? Non so quale ombretto corrisponda della palette della Naked 1. E anche qui comunque sono tutti colori che per i miei gusti sono da giorno, da utilizzare ogni santissimo giorno per andare a lavoro e non appena finirò qualche cosa, soprattutto di opachi e soprattutto quindi questi nocciolati, andrò a prendere questa palette e a forare, se non anche a terminare, perché diciamo che sto un po' in fissa sugli ombretti, si vede, e sto cercando di forarli e anche terminarli. Altro ombretto, questo è un duo di Essence della linea 3D, e questo faceva parte ancora della prima vecchia linea 3D. Ho forato l'ombretto più chiaro, ovviamente. Se non foro gli ombretti chiari, non è da me, perché vuol dire che non mi sto truccando gli occhi. Ed è il numero 08 Irresistible Vanilla Latte. E sono ombretti che era tanto che non sto più utilizzando, ma questo mi piace perché sono due colori molto lucidi, c'è uno champagne lucido e un bianco con il buco che si vede. Non me lo metto mai fuori perché non è un prodotto che sono lì che dico devo terminarlo assolutamente. Però è anche vero che ce l'ho da un po' di tempo e forse è anche giusto che lo porti un po' avanti, soprattutto per la parte quella più chiara. Però ho paura che terminando tutta la parte chiara, di staccare la parte, quella che ha un colore più persistente, che è lo champagne, e ho paura che dopo mi si stacchi dalla cialda. Quindi sono sempre là un po' attenta su studiare come cavolo fare per non rovinare l'ombretto o la parte che mi manca da terminare. Sono fatte un po' male, nel senso che magari la vedo un po' più logica l'idea di mettere un separé, un divisorio e mettere i due ombretti su due cialde distinte, non una unica. È bello l'effetto perché ha questa specie di ondina che boh, mi piace molto la stampa così, però d'altronde dopo utilizzandola si appiattisce l'ondina se ne va a farsi friggere. E rimane questa cosa qua che dico, come cavolo lo utilizzo? Boh, allora rimango un po' su così, perché dico, ok, ho fatto il buco, però dovrei fare il buco, credo, almeno anche sulla parte quella champagne. Ma ci proverò, vediamo se ce la faccio. Questo comunque è un prodotto che anche se rivisitato e rifatto anche nella stampa, nell'effetto ad onda dell'ombretto e nella stampa del nome, è ancora presente in commercio. Che ricordi questi ombretti in crema di Essence? Gli Stay All Day in Giardino, e questo era lo 03 Still The Show. Qui ho
il foretto si vede, dai, che c'è la plastica sotto. Non lo utilizzo più da tanto, ma è anche vero che ce n'è molto poco. Puzzicchietta un po', vediamo se riesco, soprattutto di pongo puzza, vediamo se riesco ancora a sopportarlo sulle palpebre. E comunque questo dovrebbe essere anche un prodotto che dentro la mia testa lo penso come prodotto da smaltire il prima possibile, anche perché è vecchissimo, avrà sì e no 3 anni. Il PAO era di ma 6 mesi, era massimo 12, ma non è neanche più scritto qui perché si è cancellato tutto il codice a barre. E questo era uno degli ombretti che vedevo quando ancora dovevo aprire il canale e che guardavo molte ragazze che adesso non seguo neanche più perché non mi stanno più a genio, si sono un po' montate la testa, io le dico così. Molte no, e per fortuna continuo ancora a guardarle dopo almeno 3 anni di YouTube miei, e quindi per me vuol dire 3 anni e 6-7 mesi, perché prima di iniziare a fare video io sono stata una semplicissima spettatrice e commentavo con nome e cognome, cioè il nick era nome e cognome, non era il nome del canale. Questi sono un ricordo di quell'epoca in cui io guardavo semplicemente i video, che ho imparato un po' a truccarmi dalle altre e che lo utilizzavo come base perché non avevo i primer e mi accontentavo di questo. Siccome adesso ho 250 miliardi di cose, quello che utilizzavo sempre quotidianamente mi permettevo di arrivare a questo risultato perché avevo poche cose. Che ricordi, è meglio che tiri avanti. Forse non è che fatto un discorso logico perché ho mille pensieri per la testa. Semplicemente il fatto sta che erano dei buoni ombretti secondo me, che Essence dovrebbe ritirarli fuori, fare di nuovo un'altra formulazione per farli durare un po' di più, per non farli seccare subito. Ne ho altri anche di altri colori, tipo un rosa, un blu, un marrone, però l'unico che ho bucato e che sono arrivata a questo risultato è solo il grigio. Siccome il grigio va anche di moda quest'anno, comunque mi sta intrippando, questo lo lascio fuori e vedrò di utilizzarlo anche per terminarlo. L'India non ha buco perché so per certo, ve l'ho anche mostrata in un video recensione, però invece Africa sì, ha il buco. Africa l'ho bucata. Eccola qua. Ovviamente sul colore beige opaco, quello che utilizzo spesso, però guardate quanto io ho utilizzato questa palette. Questa è una delle palette che ho sfruttato per tanto, tanto, tanto tempo, sia da quando l'avevo presa, quindi da dopo il Cosmo Prof del 2014, e sia quest'anno nel primo periodo dell'anno per farvi la recensione, in modo tale che se dovevate andare al Cosmo Prof avevate un materiale in più, un metodo di valutazione per decidere se prenderla o meno. Devo impegnare un po' di più perché so che se voglio posso terminare le cose. E lo vedete perché termino veramente tante, 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 non dico palette, ma tanti ombretti, li foro, li buco, e chi si è visto, si è visto, ve lo testimoniano tutti i video dei prodotti finiti. Però diciamo che vediamo se riesco a spronarmi per terminare qualcosa. Non mi viene in mente altro perché il blush, bene o male, se ho qualche buco ve lo mostro immediatamente perché ne ho forse sì e no una quindicina. Però molti di quelli sono pressoché nuovi perché mi focalizzo su uno e poi dopo cerco di terminare prima quello. Quindi questo mi sa che è tutto il video dei prodotti con il buco che ho. Se mi sono dimenticata qualcosa ve lo farò vedere in un prossimo aggiornamento. Se voi avete prodotti con il buco, scrivetemi sotto nei commenti che cosa siete riusciti a bucare e se poi dal buco siete riusciti ad arrivare alla fine, quindi a usare tutta la polvere. Io molto spesso sì, di questo che vado molto orgogliosa di me, nel senso che è vero, compro tanto, però è anche vero che foro ed è anche vero che finisco. E quindi questo è anche un modo per spronarmi, per fare il buco, per non accumulare, e poi dal buco sarà molto più semplice arrivare alla fine, perché se siete riusciti a forare un prodotto vuol dire che siete quasi a più della metà dell'opera. Tolgo anche quasi, siete alla metà e anche di più dell'opera. E ragazze, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, e anche ragazzi, perché non ci sono solo ragazze che guardano. Vi auguro una buona giornata, un bacione e alla prossima!